Salve a tutti gente, benvenuti nel regno videoludico di Valfer Games. Io sono Valfer, il signore dei giochi, e bentornati su Dark Souls 2, Scholar of the First Sin, Volano Madonna Edition. Allora ragazzi, siamo pronti ad andare avanti ancora una volta, da questa parte se non ricordo male. Sì, porta fortuna del drago, ok. Vediamo che troviamo qui. Questa è tutta una zona, ragazzi, praticamente di farming per fare anime. Ma, scusami. Mi permetta. Io dovrei proseguire, non ho tempo da perdere con cincischi come lei. Oh, cosa troviamo di qua? Effigie umana, pastigia oscura, anima del cavaliere valoroso, antica alabarda del cavaliere. Ok, un po' di cosette da collezione, per così dire. Scendiamo giù. Brutti presentimenti. Ecco, comparisse un persecutore qui sarebbero le bestemmie. Lì c'è quello lì che non è di qua. Mi ricordo che quel tipo di nemico che c'è laggiù lo si va a trovare solo dentro il castello di Dragon Lake. E qua che si fa? Si prosegue? Sì. Ok, allora dobbiamo andare dall'altro lato. Che ci fa questo nemico qui? Lo vorrei tanto capire. Però se mi lasciasse la sua armatura, è un'armatura molto molto buona. Se mi lasciasse la sua armatura, magari. Me la lasci almeno un pezzo, no? Neanche i guanti, gli stivali, niente. Ok, qui c'è uno scrigno. Polvere d'osso sublime. Oh, fantastico! Con questo osso sublime possiamo potenziare il quantitativo di punti vita che la fiaschetta di Estus ci cura. Quindi la cosa ovviamente è buona. Ok, di qua per proseguire scendiamo al piano di sotto. Giustamente. E vai che sono il signore dei giochi, porca miseria. Ok. Na 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 na. La musichetta dell'ascensore la potevano mettere nell'attesa. Ok, si va da questa parte. Qui non c'è niente. C'è un po' d'acqua che rallenta il tutto. Oh! Salve, lei che ci fa qui? E questi che ci fanno qua? E cosa ci fa qui? Soprattutto quella statua. Statua che mi sa che devo aprire per forza per andare avanti, vero? Avevo un solo ramo profumato del passato, spero di non aver fatto una minchiata. Sì, ti alzi così ti posso eliminare. Ah no, un colpo solo proprio, sei morto, va bene. Ok, saliamo al piano di sopra, vediamo che troviamo qui. Oh, bene, anche il tizio mastodontico. Sei morto? Perfetto. Frammento di fiaschetta Estus. Ah sì, credo che sia valsa la pena. Però spero sinceramente di trovarne un altro ramo profumato del passato, perché mi serve assolutamente. Elmo da cavaliere, armatura da cavaliere. Mi direi che mi dà più difesa. No. Neanche i guanti? No, neanche la parte inferiore? Sì, la parte inferiore sì, e anche tanto. E allora mi equipaggio almeno i gambali. Vabbè, tanto non si nota chissà quale obbrobrio di estetica e di moda, per così dire. Qui c'è la porta che è sempre chiusa perché è anche sfondata praticamente. Ok, quindi riscendiamo al piano di sotto.
Dovrei trovare se c'è qualche statistica che aumenti effettivamente la velocità di corsa e di movimento del mio personaggio e aumentarla, mi sa. Ok, di qua che cosa troviamo? Una caverna, così, proprio un buco nel muro, letteralmente. Va bene. Ta-ta-ta-ta. E qui troviamo un falò, ok. Non c'è Luca Tiel di Mirra qui, mi ricordavo che c'era Luca Tiel di Mirra, a quanto pare non c'è più. Ok, allora, io posso depositare un po' di cose. Sì. Così ci togliamo un po' di robaccia di mezzo, che è proprio pietra grezza. Ecco, appunto. E andiamo avanti. Allora, vediamo che cosa troviamo da questa parte. Pontile desolato. Ok. Qui mi sa che io mi debba accendere la torcia. Così possiamo illuminare la zona. Ciao cane. Scusa cane. Hai fatto una fine da cane. Ecco, giustamente c'è proprio chi voglia di rompere ne ha assai. Ok, saliamo al piano di sopra. Mi dire che è una trappola? No. Ok, è un... Ok, pensavo fosse un mimic o qualcosa del genere. Ok, frammento di qualcosa. Ok, questo è morto. Anima di cavaliere valorosa. Accendiamo il fuoco anche qui. Rotoliamo giù. Allora, tu con l'arco qui, lo sai che hai rotto veramente la ciolla ora? Ma proprio tanto tanto? Oh, e che cacchio, e che si può? E quanti siete? Non mi spegnere la torcia, nonostante l'ha messa sott'acqua praticamente. Ok. Ancora! Ma quanti caspita siete? Siete tanti, ah, ma veramente tanti. Lì c'è il tizio sopra, un tizio strano lì, va bene. Io entro un attimo qui. Resina oscura, ok. Qui accendiamo. Spegniamo la torcia, che tanto lì la possiamo riaccendere. Qui non c'è praticamente niente, ok. Ok, lo abbiamo eliminato, freccia di ferro. Qua non sembra esserci proprio più niente. Di là non ci possiamo andare da questa parte. Anzi, magari... Via, da dove sei uscito fuori, tu? Wey! Piano, tutta questa violenza! Dove caspita era uscito fuori? Non l'avevo neanche visto, quasi. Riaccendiamo la torcia, così illuminiamo la zona per bene. Che un po' di luce qui non farebbe male. Oh, salve! Ma lei che ci fa lì? Ma lei lì che ci fa? Ma muori! Maledetto! Ma guarda tu che... Quanta violenza, neanche gli avessi rubato le caramelle, porca miseria. Luca Tiel, ma tu che ci fai qui? Non dovevi essere nell'altra zona. Sì, 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 io ti parlo proprio rapido, rapido, effigiomana, va bene, così magari... Poi mi aiuti, vero? Sì. Tutto qui? Ok. Ecco, qui me lo ricordavo, effigie umana.
Un'altra torcia, lì c'è lo stronzo con l'arco. Eviterei di andarci. Ok. Gentilissimi che siete morti. Qui c'è qualcosa? No, non c'è niente, proprio un vicolo cieco e inutile. Salve, lei mi tira le bombe esplosive, giustamente. Io mi allontano un po'. Tempo di ispezionare meglio questa zona prima di venire lì a massacrarla male, 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 male. Ah no, qui non c'è niente e nessuno, proprio una zona inutile. Ok, allora devo per forza andare di qua. Sì, sì, lei tira le bombe lì, quello che è. Tiri pure quanto vuole. Salve, ti fa ribrezzo la luce, vero? Ecco, queste creature hanno un ribrezzo potentissimo nei confronti della luce, giustamente. Eh no, e non si fa così. Fa così, che vi allontanate. Apriamo la porta. Che sanguinamento, aiaia, mi ha fatto malissimo. Il sanguinamento, ragazzi, è un po' come mettere a segno un colpo critico sicuro, praticamente. Ah, siete due pure qui. Pensavo uno solo. Caputtana. Ok, e vi ho eliminati. Allora, qui ci dovrebbe essere il tizio che mi permette di vendergli tutto. E invece no, che strano, mi ricordavo era qui. Qui c'è... no, non è una trappola. Ok, apriamolo allora. Il sanguinamento se ne va. Spadone, ok. Tu sei un mimic? No. Però sarai sicuramente con qualche schifo di trappola. E appunto. E mi lasci talismano d'argento. Ok, mi ricordavo che era qui il tizio che mi permetteva di vendere gli oggetti in cambio di anime. Che strano. Salve! Mi scusi, le dispiace se le elimino? No, sembra non dispiacergli, va bene. Qui c'è gente in casa? Ah, sì! E quanti siete? Oh, double kill! Eliminati tutti e due. Ok, io faccio qui. Ok, almeno ci permette di vedere in maniera più chiara. Ok, suoniamo la campana del porto, che andrà mai male. Che ovviamente c'è una nave lì spettrale, che si illumina di luce ancora più spettrale di quanto già non sia la nave stessa, e si avvicinerà qui. Ok, questa, ragazzi, è tutta una via alternativa per raggiungere la bastigia perduta dove abbiamo ucciso prima la peccatrice qualche episodio fa. Niente di più e niente di meno. Però ovviamente in versione molto molto migliorata. O almeno ci permette più che altro sempre di farmare anime con una certa comodità. Ok, tu mi hai fatto la cortesia di morire, come il tuo collega lì. Ma io non ho altre gemme dell'anima piccole? Sì, ce le ho. E io mi equipaggio queste a questo punto. Morto. Mi lasci l'arco? No. Mi lasci l'elmo, che non me ne faccio niente. C'è gente sulla nave, bene. What the fuck? Chi sei? Cosa sei? Da dove spunti? Porca miseria. Sì, sì, tirate pure quello che volete tirare lì, tanto vi dico. Mi beccate sicuro. Che qui non c'è niente, però c'è
questa parete qui che se potessi farla esplodere non sarebbe malissimo. Non sarebbe proprio male. No, non esplodere così allora. Ci vorrebbe un qualcosa di pesante per mazzuliarla bene bene. No, merda, per quanto non l'ho colpito. Ma che ci fai qui? Sì, sì, Galva, tu sei quello che mi vende le frecce velenose che a me servono innanzitutto e che poi mi permette anche di vendere. Quindi questa te la vendo, questo te lo vendo, lo spadone no perché lo colleziono. Questi sì, stivali del fante vuoto sì, questo pure, l'elmo dei variaghi no. Le frecce ti posso vendere il quadrello. Avrei un altro quadrello da venderti sinceramente, però questo via, questo via, questo via, questo no, questo sì, questo assolutamente sì, questo pure. L'osso del ritorno no, la bomba sì, non le uso di norma. I coltelli pure sì, questo pure, pure. Io molte cose, ragazzi, che voi starete pensando, no Valfer, perché le vendi? Quelle ti servono? No, a me non servono, ragazzi, non le uso mai. Quindi non ha proprio senso che le usi. Anzi, miracimolo, meglio ancora, anime che posso usare. Sì, fammi disequipaggiare un attimo questo dardo. Che mentre che ci sono ti vendo gli ultimi dardi di balestra che ho. Ok. Dovrei tirare qui io, sì. Qui strano che non ci sia l'evocazione del fantasma di Lucatil, che di norma è sempre stata qui in questo posto ben preciso. Salve, scusi, io la vorrei eliminare male. Non è per male, però la vorrei eliminare tra atroci sofferenze. Anche lei. Proprio così, due fendentini amichevoli. Ok, lei si toglie dalla ciolla. Questo Mimic no. Non si sa mai, da quando è cambiato tutto in gioco potrei trovare Mimic dove meno me l'aspetto. Polvere riparante e frammento di titanite. Perfetto. Due oggetti che si riveleranno utili. Ok, un rompicciolla in meno. Quanti rompicciolle in meno? Freccia di ferro, bene, che mi serve. Freccia di ferro. Qui si dovrebbe trovare la veste del bandito, se non mi sbaglio, giusto? Dimmi di sì. Perfetto. Ma io ho polveri riparanti? Sì, una, ok. Dovrò usarla prima della boss fighting, ovviamente. Di qui poi non c'è più nient'altro da fare. Quindi di qua, ok. E esco di qui. Pummete e pummete. Ok, quello è caduto dopo. È morto, ma è caduto dopo. Ok, qui ci dovrebbe essere, ah, a quanto pare anche un altro di questi cosi che non ho capito che cosa sono, chi sono e che vogliono da me. E soprattutto da dove spuntano, perché di norma nel gioco non si trovavano mai, tranne il nuovo gioco più, quindi c'è del strano. Ok, mi sono pure avvelenato. Aprimi qui, cortese monte. Gentile. Ramo profumato del passato. Perfetto, ne abbiamo trovato un altro. Tu fermami il veleno. Tu muori, insetto schifoso, che mi lasci frammento di titanite e frammento grande di titanite. Anima di soldato ignoto. Grande anima di soldato ignomo e gemma vitale. Anima morente. Tu sei un Mimic? No. Ok, e tu mi lasci? Anello della guardia reale. Aspetta, l'anello della guardia reale, che cosa faceva quest'anello? Aumenta il carico massimo trasportabile. Ah, ok, ma niente che sinceramente a me serve usare per ora. Quindi sono a posto così e ok, non mi sono avvelenato. Coltello da lancio, fiamma della farfalla. Ok. Ora possiamo proseguire, credo. Quindi scendere al piano di sotto. Sì, tu là puoi tirare tutte le frecce che vuoi e quel caspita che ti pare. Io mi accendo la torcia perché non vorrei trovare altri di quegli esseri
che odiano la luce e che mi fanno sanguinare male 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 perché sono potentissimi nei danni. Oh, ma guarda, dicevo di non volervi trovare e vi ho trovato. Ok, la polvere riparante immediatamente proprio. Grazie, gentilissimo. Anzi, ripara parecchio. Muori. E mi lasci? Gemma vitale radiosa. Ok. Un oggetto praticamente per me inutile. Effigie umana. Tu credi che io non ti veda? Davvero? Credevi che non ti vedevo lì? Va bene. Tu pure qui credi che io non ti veda? Infatti l'ho visto e è caduto giù. Oh, tutta questa rabbia, tutta questa furia. Ma muoia. Mi faccia la cortesia almeno. Ok, qui c'è un ponte che non so se si può buttare giù. Sì, perfetto. Ed è apparsa un'evocazione pure qui. Ah, Bare la vecchia guardia. Ok, vabbè, io lo evoco, non si sa mai. Accendo pure quest'altra torcia. E mi curo perché quello non me lo aspettavo. Grazie, molto 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 da parte tua. Molto educato l'inchino. Io mi inchino pure, giustamente. Allora, lì c'è un'altra evocazione. Quindi due evocazioni per volta, mi sembra di capire, a boss hanno messo. Per quale motivo non lo so. Tu devi essere il tizio mago, quello che mi può insegnare le cose, ma mi fai vedere un attimo che cosa vendi tu? Una ciolla di niente. Allora io ti faccio il dialogo, così poi te ne vai a Majula. Ok, proprio, no, va bene. Allora ti aspetto a Majula, mi raccomando. Ci vediamo lì, così ci beviamo una bella birrozza in compagnia. Allora, qui vedo già uno che è proprio nascosto troppo bene, come se non si vedono le sue mani da lontano. Porca miseria. Un'altra evocazione. Luca Tieldimir. Ok. Allora, evocato Luca Tieldimir. Ora credo che non mi serva più a niente la torcia, quindi posso anche salire sulla nave di prepotenza. Fatti sotto, mozzo. Prendo io il comando della nave. Forza, mozzo, pure tu. Ho detto che prendo io il comando della nave, che ti piaccia o no. Salve. Quanta violenza. Dicevo, quanta violenza. Ok, mi sa che dobbiamo entrare dentro la nave ora. Sì, proprio dentro la nave. Ok, eccoci qui. Aspettiamo che scendano pure i fantasmi. Qui ci dovrebbe essere un boss che già praticamente noi abbiamo battuto nella pastigia perduta. Però qui c'è semplicemente la versione boss, ragazzi. Un boss secondario di poco conto, che affrontato da solo però può essere leggermente problematico. Ecco, penso che già ve lo stiate ricordando, perché l'abbiamo già visto insieme. Ok, io vado con i miei affondi. Pure il fantasma, dai, che lo eliminiamo. Questo è anche più resistente di quello che avevamo già affrontato. Colpitolo però. Che poi è veramente strano questo essere, con un corpo avanti e indietro. Ecco, così Luca Tiel, continua a colpirlo, fagli male. Dai che sta crepando. Ed è morto. Ok. Un altro rompicciolla in meno. Sì, sì, sei stato molto molto gentile. Ti ringrazio per il tuo aiuto, dolce fantasma. Riposa in pace. Ok, ora possiamo andare da questa parte. Perfetto, saliamo. Ta-ta-ra-ta, para-pa-pa-pa. Sei un mimic? No. Ok, qui troviamo esattamente... Sagada! L'abbiamo aperto.
Fiamma della piromanzia e palla di fuoco. Ok, e da qui possiamo incominciare il nostro viaggio verso la Bastigia perduta. Questa animazione non c'è mai stata del personaggio che si metteva lì, non l'ho mai vista. Nel gioco base non c'è, si vede solo la nave che parte. Ok, ora il nostro personaggio invece è qui. Dritti dritti alla Bastigia perduta, che proprio laggiù già si vede, praticamente. Ok, siamo arrivati alla Bastigia perduta da un'altra zona, ovviamente. Zona sempre di poco conto, non è che qui si trovi chissà che cosa. Parte dei variaghi che qui di norma non dovrebbero nemmeno esistere in questa zona. Io vi elimino così mi date le vostre anime, sono assetato di anime. Saliamo al piano superiore, così magari troviamo un falò e posso ritornare a Majula a potenziarmi, anche perché come potete vedere ragazzi ho 49.563 anime più i vari oggetti da utilizzare qui, oltre al fatto che ho un'anima di un boss, un frammento di Estus da potenziare e la polvere d'osso sublime da usare, che va usata sempre nel fuoco di Majula. Qui c'è qualcosa? Sì, cosa c'è? Anima di cavaliere valoroso, ok. Da quest'altra parte c'è qualcosa? No, niente, assolutamente niente. Ok, allora io a questo punto salirei tipo... C'è qualcosa qui? C'è le chiuse inutili, uno scheletro con frutto comune, ok. Quindi proprio niente di niente praticamente. Anche qui. Lì non c'è niente. Qui c'è il falò. Ok. Allora ragazzi, credo che possiamo momentaneamente terminare qui. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto ovviamente lasciate un mi piace. E lasciate pure un simpatico commento. Vi ricordo che vi invito a condividere i miei video su Facebook, Twitter e quant'altro per aiutare il canale a crescere, poter essere monetizzato e raccimolare fondi per la causa del canile. Detto questo, da Valfer Games è tutto. Alla prossima!